Ciao amici visionari, amici di visionair.fm, questa settimana abbiamo il piacere di ascoltare le parole e l'esperienza di un professionista nel campo del cinema e soprattutto nel campo dell'animazione. Si tratta di Enrico Martinis, ambasciatore dei Chirino Awards in Italia. Con lui parliamo del bando di concorso Ibermedia Next, ovvero di un'occasione davvero importante, specialmente per i progetti di animazione digitale o anche live action, cioè dal vivo, ma che includano un'alta percentuale di animazione. Enrico, per prima cosa ti chiedo a chi ha rivolto il bando Ibermedia Next e quali opportunità offre, quali sono, diciamo, le sue finalità. Il programma Ibermedia Next è aperto a società spagnole, italiane e portoghesi che sono interessate a co-sviluppare progetti di animazione con società o con professionisti latinoamericani. I progetti che vengono presentati devono avere una durata di almeno 5 minuti e devono includere l'uso di nuove tecnologie, come ad esempio software open source o l'uso di motori per il render che vengano dal mondo dei videogiochi, o anche la creazione di app che usino, sfruttino, no, le tecnologie di realtà aumentata o realtà virtuale. I progetti che verranno selezionati riceveranno un finanziamento di un massimo di 150.000 euro a fondo perduto, più un programma di supporto e promozione che includerà anche la partecipazione ai principali eventi del settore, tanto in Europa quanto in America Latina. La finalità principale del progetto Ibermedia Next è creare, diciamo, un ponte virtuale, no? Che colleghi le due sponde dell'Oceano Atlantico, quindi che colleghi l'Europa con l'America Latina e che permetta ai paesi europei di entrare in contatto con questa regione, e in modo da creare delle nuove sinergie e collaborazioni con paesi che in realtà hanno molto in comune con noi. Come sapete, le principali lingue della regione sono lo spagnolo e il portoghese, ma ci sono delle zone o dei paesi, come ad esempio l'Argentina, dove gran parte della popolazione ha origini italiane e alla base mantiene un modo di essere, di vivere, di guardare al mondo molto molto simile al nostro. Quali sono i punti di forza che offre la coproduzione tra l'Italia e l'America Latina? Per un produttore italiano, collaborare con l'America Latina è interessante dal punto di vista produttivo, perché gli studi latinoamericani offrono artisti e tecnici di altissima qualità a un costo inferiore rispetto a quello che si potrebbe avere in Europa, e allo stesso tempo, collaborando appunto con studi o case di produzione di questa regione, permette alle produzioni italiane di aprirsi a un mercato enorme. Teniamo in conto che la regione latinoamericana conta con una popolazione di più di 600 milioni di persone, per cui il pubblico potenziale per i nostri prodotti diventa veramente enorme. Senti Enrico, ma quante produzioni italiane si sono candidate? A questo primo bando di concorso si sono candidati un totale a livello europeo di 104 progetti, dei quali 22 provengono dall'Italia, e possiamo dire che è davvero un grande successo, tenendo in conto che il mercato italiano sta crescendo rapidamente in questi ultimi anni e la maggior parte dei progetti che sono stati presentati vengono da studi medio-piccoli che hanno poche risorse ma hanno grandi idee a livello sia tecnico che di innovazione narrativa. Enrico, il 28 ottobre è stata la giornata internazionale dell'animazione. L'animazione è un mezzo espressivo molto creativo che ha il potere di riuscire ad essere molto evocativo, no? riesce a suscitare emozioni sia nei piccoli che negli adulti. Dietro a tutto questo però c'è molto studio e davvero delle grandi capacità tecniche. Posso chiedere a una persona che conosce molto bene questo settore come te dove siamo arrivati e magari anche dove stiamo andando, verso quale direzione si muove il settore dell'animazione? Posso dire che il settore dell'animazione è in continuo sviluppo. Ormai quasi ogni settimana ci sono aggiornamenti tecnologici che permettono di migliorare o semplificare i flussi di lavoro e le tecniche di produzione, e raggiungendo quindi livelli di qualità tecnica e artistica che fino a una decina d'anni fa o poco più sarebbero stati impossibili. Ovviamente questo non significa che un software faccia tutto da solo, ci vogliono sempre degli artisti con delle basi solide e che abbiano la capacità di riuscire a trarre il maggiore beneficio da queste innovazioni. Però ad esempio le stime per i prossimi anni dicono che ad esempio nel settore della realtà virtuale aumentata ci sarà una crescita del 35%.
75% per quanto riguarda l'animazione, che per il 2027 è più del 75% delle produzioni animate userà intelligenza artificiale, e che nei prossimi anni ci sarà una crescita di almeno il 30% per quanto riguarda l'animazione nelle produzioni pubblicitarie. Quindi non sarà più solo cinema d'animazione, ma animazione a 360 gradi, un po' in tutti gli aspetti del nostro quotidiano. Se tra chi ci sta ascoltando ci fosse qualcuno affascinato da questo mezzo espressivo e magari volesse studiare e iniziare una carriera nell'animazione, qual è il tuo consiglio? Di quale competenze c'è richiesta? A chi si volesse avvicinare a questo mondo consiglierei innanzitutto di partecipare agli eventi e ai festival del settore, e per conoscere da vicino la realtà italiana, quindi gli studi che operano nel nostro territorio ma anche europea, e capire così, scoprire quali sono le tante figure professionali che lavorano in uno studio, perché non parliamo solo di disegnatori o di animatori, ma ci sono team di produzione, di montaggio, di effetti visuali, quindi tante possibilità per poter lavorare in questo mondo. Dopodiché devo dire con una punta di orgoglio che in Italia ci sono varie scuole, varie accademie che offrono formazione veramente di altissimo livello, e gli artisti italiani sono poi molto apprezzati all'estero. Quindi il consiglio è fare una semplice ricerca online e iniziare a raccogliere informazioni, e poi scegliere un corso o un'accademia che possa adattarsi ai propri interessi o alle proprie possibilità. Hai ascoltato Enrico Martinis, ambasciatore dei Kirin Awards in Italia, a proposito del bando di concorso Ibermedia Next. Per il momento è tutto, ma se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, seguimi su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e Spotify, dove tutti i giorni trovi tanti nuovi contenuti. Ah, dimenticavo, puoi anche chiedere ad Alexa di riprodurre il podcast di Vision Air. Mi raccomando, scandisci bene, perché altrimenti lei fa fatica a capire. Per il momento è tutto, non mi resta che augurarti buon cinema e buone serie TV.